Perché c'è stata gente fuori che assolutamente bisogna far rientrare e fargli vedere questo film. Allora io sono Fausto Ridivis, parlo a nome di Dolp Bar Libreria e del Circolo del Cinema Metropolis, che hanno deciso insieme alle altre associazioni di proporre questo film sottotitolato in lingua italiana, e principalmente per dimostrare come ci sia ancora troppa attenzione in questa città su un argomenti che ormai risalgono a 70 anni fa, e che semplicemente per il titolo di quest'opera tanta gente si è mossa, addirittura arrivando ai ministeri più alti, e avrete così la possibilità di vedere di cosa si tratta in questo film e la solidità di chi ha tirato fuori questo polverone. E adesso do la parola a Daria, che parlerà per le associazioni slovene. Io sono meno disinvolta, quindi leggo. Gentili ospiti, cari amici, sportovani gosti e bravi prijatelji, veselina, davalako izrekamo dobrodošlicu u veliki dvorani Narodnega doma, palači, ki ima za tržaške Slovence poseben simbolom pomen. Posebno pa nas veseli, da so se tri slovenska društva oziroma ustanove združile s prav tolikimi italijanskimi organizacijami in priredili današnje filmsko srečanje. Prepričani smo namreč, da je sedanjost in predvsem bodočnost Trsta v sodelovanju. Med njami je Žiga Birc, mladi slovenski režiser filma Trst je naš, ki si ga bomo skupaj ogledali. Na to pa se z njim pogovorili o nastajanju filma in seveda o polemikah, ki so ga zajele. Predtem pa dovolite, da se prisrčno zahvalim vsem, ki so pripomogli k organizaciji današnjega dogodka, Visoki šoli za prevajalce in tolmače, ki nas gosti, vsem so organizatorje, to je Krožku Metropolis, Združenju Arči, Narodni inštulijski knjižnici, Društvu Valentin Vodnik, Slovenskemu klubu. Posebna zahvala ne gre Dejanu Kozini in Goranu Čuku za neprecenljivo pomoč in seveda režiserju in AGVRFT-ju. Prijetno gledanje.